È uno degli appuntamenti tradizionali del mese di agosto, la Pisa Volterra, giunta alla sua 28esima edizione, riservata alla categoria allievi che, come vuole la stessa tradizione, prende il via dalla pista del ciclodromo di Coltano, siamo alla periferia di Pisa, e si conclude nella splendida città di Volterra sul viale I Ponti. Al via di questa edizione della gara, che ricorda anche Ettore Stefanucci, 8ª edizione del Memorial, intitolato a colui che fu per tanti anni presidente della Coltano Grube, la società organizzatrice. 100 gli atleti al via, dei 114 iscritti, e 4 formazioni che arrivano da fuori Toscana. Insomma, anche quest'anno un grande successo per la famiglia Stefanucci, organizzatrice di questa manifestazione, grazie all'attuale suo presidente Ulisse Stefanucci, grazie a Lorenzo Stefanucci e naturalmente ai loro collaboratori. Direzione di gara affidata a Gino Rosario Stefanucci e Cinzia Simonelli, mentre il presidente di giuria è Barbara Lorenzini, con lei anche Cirigliano, e il giudice di arrivo che è Marco Verani, che arriva dalla provincia di Livorno. In segreteria Daniele Brotini, ormai tutto è pronto, il controllo rapporti è stato ultimato, avete visto anche Franco Fagnani che fa parte del comitato provinciale di Pisa della Federciclismo, ma che è anche presidente della Mobilieri Ponsacco. Abbiamo ricordato il comitato provinciale, allora questa gara sarà valevole anche come campionato provinciale allievi 2023 della provincia pisana. Un giro di questa splendida pista, 1 km e 250 metri, dove si svolgono ogni anno manifestazioni di ciclismo per quanto riguarda giovanissimi, ma anche l'arrivo delle gare esordienti, che è avvenuto nel mese di maggio. Oggi invece ospita la partenza, le prime pedalate di questi 100 allievi che daranno vita alla Pisa Volterra, che tra le novità del 2023 presenta una modifica di percorso a causa di un'interruzione per lavori nella zona di Casciana Terme. Non ci sarà il passaggio da questa località, ma ci sarà una deviazione in località Capannina verso la salita di Terricciola. In pratica, anziché 84 chilometri, saranno circa 76 i chilometri da percorrere, con un finale come sempre impegnativo, perché da Saline di Volterra la strada inizia a salire per raggiungere i 523 metri di Volterra, dove è posto il traguardo di questa competizione. 10 chilometri finali che l'anno scorso esaltarono il fiorentino Giulio Pavi dell'Innocenti, dell'Unione Ciclistica Empoli, sicuramente uno dei favoriti principali di questa gara, assieme a qualche altro toscano che è reduce dai campionati italiani su pista di Forlì, ma attenzione anche a un paio di formazioni extra-regionali scese in Toscana, decise a ben figurare. Il passaggio da Perignano avvenuto qualche istante fa, e poi questo dal centro, mentre ora i corridori stanno lasciando la località pisana, a gruppo compatto, e lo vedete, andatura anche abbastanza tranquilla in questa parte iniziale del 28esimo trofeo ciclistico Pisa Volterra, con partenza da Coltano, 8º Memorial Ettore Stefanucci. Tra l'altro vogliamo ricordare anche l'impegno del comune di Volterra, che ospita ormai da tanti anni l'arrivo di questa gara. Non è stato possibile anche quest'anno arrivare in Piazza dei Priori, sarebbe davvero fin troppo arrivare con una gara allievi in questa storica e splendida piazza di Volterra, ma i dirigenti, sappiamo, stanno impegnando, già pensano al prossimo anno di poter raggiungere con la corsa Piazza dei Priori, dove peraltro il ciclismo è stato ospitato in diverse altre occasioni negli anni trascorsi. Intanto con il numero 31 Manuel Cantini,
del gruppo sportivo Butese e prova questo allungo praticamente al chilometro di gara 25. Sono 11 gli atleti pisani che concorrono per la conquista del titolo provinciale. Ve ne ricordiamo: per la Coltano Grube Danilo Bartoli e Diego Buti, poi ci sono Simoncini, Cantini e Lacerda della Butese, e poi ancora abbiamo Garosi che corre nel pedale certaldese, e quindi Raffaele Cascione con la maglia del Pirata Samaricambi, quindi ci sono anche gli atleti della Polisportiva Mille Luci, segnatamente appunto per quanto riguarda questa manifestazione, ma per i pisani ci sono poi Matteo Cialdini dell'Empolese, Alessandro Fiore, Leonardo Anichini, Leonardo Buti, Pietro Spitaleri, insomma con questa intenzione di ottenere il titolo provinciale 11 atleti. Ricordiamo anche Leonardo Tomei del team Val di Nievole. Gruppo che continua ad essere compatto, ma si avvicina anche la prima difficoltà di giornata, quella di Terricciola, mentre intanto Pietro Menici, il pratese del team Val di Nievole, a fare in questo momento l'andatura del gruppo dopo l'allungo che c'è stato da parte di Cantini della Butese. Ora l'andatura aumenta per quanto riguarda questa fase iniziale di questa classica per la categoria allievi che si sta avvicinando ai 30 anni. Questa è la 28esima edizione, ottavo Memorial Ettore Stefanucci. Intanto sulla testa vedete anche gli atleti della Coltano Grube, mentre intanto andiamo a vedere quello che sta avvenendo praticamente sulla salita verso Terricciola con gli atleti che continuano a restare praticamente a gruppo compatto. Con il numero 99 di gara abbiamo Ettore Esposito, che ha ottenuto un terzo posto in questa stagione nell'eroica allievi svoltasi a Gaiole in Chianti un paio di domeniche fa, ed è proprio Esposito, atleta che va bene in salita, che guadagna una trentina di metri con la maglia del Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli, questa società che l'anno prossimo non vedremo in questa categoria, né tantomeno tra gli esordienti e gli juniores, ma soltanto con un folto gruppo di giovanissimi. Questa è la decisione presa qualche settimana fa dal suo presidente Alberto Mazzoni. Si alza sui pedali Esposito, siamo già attorno in pratica al 35esimo chilometro, quindi ci avviciniamo a metà corsa con la salita di Terricciola, dove è posto anche il Gran Premio della Montagna. Poi la corsa transiterà dalla Sterza, quindi dalla Bacchettona, per raggiungere Saline di Volterra e compiere gli ultimi 10 chilometri tutti in costante salita fino al traguardo di Volterra. Intanto alle spalle il gruppo sta ormai raggiungendo Esposito, e allora nuovamente gruppo compatto condotto dal numero 93 Samuel D'Antoni della Vangi Samaricambi il Pirata. Ricordiamo che domenica prossima c'è una splendida giornata di ciclismo, quella di Chiesa Nuova Uzzanese, è un altro appuntamento tradizionale per il mese di agosto. Al mattino, con partenza alle 9, ci saranno gli allievi, sono oltre 100 coloro che hanno già inviato l'adesione alla società organizzatrice, la Chiesa Nuova, mentre naturalmente ci sono anche poi nel pomeriggio gli juniores, addirittura un numero davvero imponente, oltre 150 gli juniores iscritti, quindi due appuntamenti che l'organizzatore Maionchi allestisce con grande impegno in quella che sarà l'edizione numero 30, quindi si festeggia il trentennale per il trofeo Nevio Maionchi. Appuntamento domenica 13 agosto al mattino allievi, nel pomeriggio abbiamo detto juniores, su di un percorso nella zona della Val di Nievole fino a toccare la salita di Monte Carlo. Torniamo
alla Pisa Volterra e a D'Antoni, che continua a fare l'andatura, poi con il numero 63 William Luciano Gaggioli del team Val di Nievole, con il numero 7 abbiamo Emanuele Ferruzzi, che ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati italiani su pista nella prova del Madison assieme al suo compagno della pista, vale a dire Zeno Pisani, ma Ferruzzi ha fatto parte anche del quartetto dell'inseguimento che ha conquistato la medaglia d'argento sempre nella rassegna che si è conclusa due giorni fa sulla pista del velodromo Glauco Servadei a Forlì. Gruppo quindi allungato, leggermente frazionato sotto la spinta effettuata da Samuel D'Antoni. La salita di Terricciola è stata praticamente superata. Ora i corridori naturalmente raggiungeranno le strade della Valdera verso la zona di Saline di Volterra, e il protagonista, quando siamo al chilometro di gara 45, è questo atleta maglia della Vigor Cycling Team, un piemontese, Thomas Bernardi, il quale ha preso con decisione l'iniziativa. C'è da segnalare che assieme a lui all'inizio del tentativo di fuga c'era anche Andrea Tarallo, il laziale della Vangi Samari Cambil Pirata, che poi ha mollato, si è rialzato, ha preferito farsi raggiungere dal gruppo, mentre invece questo piemontese, quando mancano ancora 30 km alla conclusione, prosegue in questo suo tentativo. Il gruppo per il momento non dà segni di grande reazione ed il vantaggio del battistrada aumenta. Un atleta, tra l'altro, questo della Vigor Cycling Team, formazione piemontese, che non ha ancora vinto in questa stagione, ha ottenuto due secondi, due terzi, ha ottenuto anche un quarto ed un quinto posto, ma manca la vittoria a Bernardi, che ci prova anche se il traguardo di Volterra è ancora lontano. Ed ecco in questo momento con il numero 90 Andrea Tarallo. Andrea Tarallo infatti, abbiamo detto, ha iniziato il tentativo di fuga con Bernardi, poi ha mollato, si sta voltando, il gruppo non è lontano dal corridore laziale, figlio d'arte, il padre è stato anche campione toscano dei dilettanti, titolo vinto ad Arezzo con la maglia dell'Unione Ciclistica Monsumanese, in una gara che vide protagonista invece tra i dilettanti del primo anno Daniele Bennati, ovvero il CT della Nazionale Azzurra, che proprio oggi in Scozia guiderà la formazione italiana nel campionato del mondo. Dunque al comando Thomas Bernardi della Vigor Cycling Team, quindi Andrea Tarallo e il gruppo. Questa è la situazione attorno ormai al 50° chilometro di gara, mentre vediamo con il numero 16 Spotti della Torrile di Parma, che ha guadagnato una 50ina di metri nei confronti del gruppo, mentre si sta percorrendo in questo momento la strada statale 439 che porta in direzione di Saline di Volterra. Non c'è traffico in questa zona, è una consuetudine, questo naturalmente a tutto vantaggio della sicurezza, della tranquillità da parte degli atleti. Intanto il gruppo ha già perso una 35ina di secondi e anche qualcosa di più, infatti viene segnalato ora da Massimo Capocchi del gruppo 4 Radio Corsa, che è la moto informazione, un minuto il ritardo del gruppo rispetto a Bernardo, che comunque continua ad aumentare il suo vantaggio. Quindi un'azione davvero importante, significativa, quella di Thomas Bernardi, numero 105 della Vigor Cycling Team. È sceso in Toscana questo team con sei atleti, tra gli altri anche Peluso, che invece
invece ha già vinto in questa stagione, mentre Bernardi si sta avvicinando al tratto finale, quello sicuramente più impegnativo. Infatti ormai nei pressi di Saline di Volterra, sta per iniziare tra non molto la salita, mancano una dozzina di chilometri circa alla conclusione della gara. Il suo vantaggio intanto è salito a 1 minuto e 50 secondi, quindi un vantaggio davvero notevole da parte di Thomas Bernardi. Il gruppo non ha reagito fine dall'inizio del tentativo, ha lasciato forse credendo che questo atleta fosse ancora molto lontano dal traguardo e quindi difficile naturalmente poter raggiungere Volterra da solo. Ora l'andatura del gruppo è aumentata, ma il vantaggio per il battistrada è ormai attorno ai 2 minuti, quando mancano meno di 12 chilometri alla conclusione, quindi è sicuramente un margine ancora confortante dal punto di vista della sicurezza, anche se gli ultimi 10 chilometri sono tutti in salita, con il numero 83 Leonardo Buti dell'Unione Ciclistica Empolese, la formazione che si fa vedere. Abbiamo detto in sede di presentazione che Pavi degli Innocenti, vincitore nel 2022, è uno dei favoriti sicuramente, tra l'altro 2 volte campione toscano quest'anno nella cronometro al Mugello e poi proprio nella cronometro in salita dal limite sull'Arno a Castra, quindi vogliamo dire il fiorentino è uno specialista in salita. Siamo ormai a Saline di Volterra, questa è la deviazione a sinistra, tra non molto il cartello dei 10 chilometri alla conclusione e inizia la salita finale con 1 minuto e 50 secondi di vantaggio. Thomas Bernardi della formazione piemontese Team Vigor Cycling, che continua in questa sua bella impresa, un'impresa iniziata a più di 30 km dalla conclusione, quando ha iniziato il tentativo di fuga assieme a Tarallo, che poi ha lasciato e da solo ha continuato in questa sua azione che lo vede brillante protagonista a caccia del primo successo stagionale in una classica, in una splendida gara come questa da Pisa a Volterra, grazie alla famiglia Stefanucci, all'attuale presidente Ulisse Stefanucci. Eccolo il famigerato cartello dei 10 chilometri che ormai costituisce un riferimento tradizionale per questa gara, mentre si muovono ora dal gruppo il numero di gara 66 è per Iavà, con il numero 82 invece Anichini, maglia dell'Empolese, per Iavazzo invece quella del team Valdinievole Fabiani Dover. Questi i due inseguitori, ma hanno sempre 1 minuto e 45 secondi da recuperare a Bernardi. Il gruppo, lo vedete in questa immagine, viaggia subito dietro ai due atleti che sono appena usciti dal plotone. 9 chilometri ormai circa alla conclusione, vedremo se il gruppo avrà un'ulteriore reazione decisa. C'è anche un compagno di squadra del battistrada, Solavaggione, numero 107 di gara, controllato invece da Mirko Damiano, numero 79 dell'Unione Ciclistica Empolese, e sono questi due atleti che vanno a riprendere Iavazzo, poi ripreso anche Anichini, e questa volta invece la maglia dell'Unione Ciclistica Empolese è quella di Mirko Damiano, assieme a lui Pietro Solavaggione della Vigor Cycling Team. 1 minuto e 38 secondi ci dice il servizio informazione, quindi sta diminuendo il vantaggio, ma è quasi comprensibile tenuto conto che è in fuga
da una venticinquina di chilometri il battistrada, lo splendido battistrada Thomas Bernardi, mentre dietro si sta formando questo quartetto, cerca di agganciarsi anche Iavazzo che aveva provato in precedenza, poi ci sono i due atleti Anichini e Damiano dell'Unione Ciclistica Empolese e Solavaggione, questo il quartetto che in questo momento si pone all'inseguimento del solitario battistrada, mentre il gruppo in questo momento allungato aumenta la velocità, viaggia con una decina di secondi di ritardo. E vediamo con il numero 32 Bertelli del gruppo sportivo Butese, con il 44 invece Innocenti della polisportiva Mille Luci Ciclismo di Casalguidi, il gruppo ancora forte di una cinquantina di atleti in questa fase della corsa, mentre vediamo con il numero 95 invece Valerio Eutizzi, che è della Vangi Samaricambi il Pirata, in compagnia di Innocenti, quindi un solo atleta al comando, Thomas Bernardi, il quartetto che viaggia ad 1 minuto e 38 secondi e poi 1:50 il ritardo per questa coppia, subito dietro il gruppo. E allora risaliamo con la moto dove nuovamente vediamo che si sta dividendo il quartetto e sempre Damiano e Solavaggione sono gli atleti sicuramente più abili in questo momento in salita, perché stanno continuando questo inseguimento, soprattutto lo sta facendo l'atleta in casacca biancoceleste, visto che Solavaggione è compagno di squadra di colui che è al comando di questa 28esima edizione del trofeo Pisa Volterra, ottavo Memorial Ettore Stefanucci, valevole come campionato provinciale Pisano 2023. Ed ecco intanto la segnalazione dalla moto informazione al battistrada Bernardi, che sta diminuendo il suo margine nei confronti degli inseguitori, ma è ancora saldamente lui in testa alla corsa in avvicinamento a Volterra, agli ultimi chilometri che sono sicuramente impegnativi, soprattutto gli ultimi 2,5 chilometri. Una buona pedalata quella del sedicenne atleta piemontese, tra l'altro l'anno prossimo debutterà juniores in una delle formazioni più forti in assoluto a livello nazionale della categoria juniores, vale a dire il team Fratelli Giorgi, che ha definito l'accordo con Bernardi nelle settimane scorse, quindi insomma vogliamo dire ha un avvenire, sicuramente un futuro tranquillo in una formazione tra le più quotate e attrezzate in campo nazionale, il team Giorgi. Bernardi in questo momento vediamo sta viaggiando con un buon ritmo, sta affrontando questi tornanti, la strada continua a salire costantemente fino a raggiungere Viale I Ponti, in pratica che è il viale di ingresso al centro storico di Volterra, infatti l'arrivo è posto a circa 300 metri da Piazza Priori. Continuiamo a vedere quello che sta avvenendo non soltanto naturalmente con il battistrada, ma anche alle spalle c'è un altro compagno di squadra, e si tratta di Gabriele Peluso, ha vinto una gara quest'anno, quindi sono stati ripresi Solavaggione, è stato ripreso Damiano e dal gruppo è uscito un compagno di squadra del battistrada, mentre vediamo Spotti della Torrile di Parma che sta facendo l'andatura su questo gruppo ancora piuttosto folto, una quarantina, forse anche qualcuno in più, gli atleti che formano questo gruppo dal quale nessuno è uscito per il momento, tanto qualche sporadico allungo, manca anche un briciolo di coraggio in questi atleti per cercare di recuperare una situazione che peraltro continua ad essere a netto favore del
solitario battistrada in fuga ormai da una trentina di chilometri. Abbiamo visto anche Damiano, ora state vedendo con il numero 35 di gara invece Zeno Pisani, splendido protagonista su pista a livello regionale e nazionale, perché ha conquistato la medaglia d'argento nell'inseguimento allievi e la medaglia di bronzo invece nella Madison. Tanto è proprio il corridore dell'Olimpia Valdarnese fiorentino che corre nella formazione di Montevarchi, che prova ad incrementare l'andatura, ad aumentare il ritmo, lo stanno facendo anche gli altri, ad iniziare da colui che vinse l'anno scorso, eccolo qua, Pavi degli Innocenti, tallonato da Bartoli, Danilo Bartoli, numero uno della Coltano Grube, autore di un ottimo terzo posto in una cronoscalata a Scandiano in Emilia Romagna proprio una settimana fa. Con il numero 4 si fa vedere anche Cristian Buturo, corridore siciliano che è stato portato in Toscana da Giuseppe Di Salvo e che l'anno prossimo sarà juniores nelle file del team Pieri di Settimello di Calenzano. Buturo, che è un ottimo scalatore, è stato protagonista anche di una bella stagione questo atleta, ora inquadrato, perché ha vinto 4 gare Buturo, e lo vediamo che si pone decisamente in testa al gruppo, ha guadagnato anche qualcosa e sicuramente lo ha allungato, lo ha frazionato, ed è Buturo che forza decisamente i tempi, mentre torniamo intanto su colui che è alle spalle di Bernardi, vale a dire Gabriele Peluso, numero 104. Sono una cinquantina di secondi a questo punto il vantaggio per Bernardi nei confronti del suo compagno di squadra Peluso, mentre 1:20 il ritardo di Buturo, che comunque sta aumentando notevolmente il ritmo, e quindi in questo finale Bernardi vede sicuramente avvicinarsi gli inseguitori, mentre la macchina del cambio ruota Cicli Barone in questo momento dietro alla battistrada, che è anticipato dalla macchina del direttore di corsa Gino Rosario Stefanucci, assieme a lui Cinzia Simonelli. Intanto si alza sui pedali, andatura ancora buona, tenuto conto della fatica che si fa sentire, superato ormai il 70° chilometro di gara per questa 28ª edizione del trofeo Pisa Volterra Memorial Ettore Stefanucci, classica per la categoria allievi, che apre il mese di agosto dei grandi eventi e apre anche quando sta transitando in questo momento a 3 km dalla conclusione, apre anche praticamente un mese e mezzo di grandissimi eventi per la categoria allievi. Vogliamo ricordare le prossime gare, alcune di esse, ricordiamo quella di domenica prossima a Chiesa Nuova Uzzanese nel trofeo Nevio Maionchi 30ª edizione, poi per Ferragosto il trofeo Carlo Alberto Pellegrini a Marginone, più avanti ricordiamo l'appuntamento con la Coppa Dino Diddi 3 settembre ad Agliana, definito il percorso sarà lo stesso dell'anno scorso, delle ultime edizioni per questa classica che viaggia verso i 200 atleti iscritti. Poi più avanti ancora ricordiamo la Coppa d'Oro per quanto riguarda gli allievi a Borgo Valsugana in Trentino, e poi naturalmente la Coppa della Liberazione a Borgo San Lorenzo il 17 di settembre. Intanto un altro allungo, uno scatto, un'accelerazione fulminea da parte di Pavi degli Innocenti, ma vedete di brevissima durata, soltanto una cinquantina di metri. Lo guarda un po' stupito Bartoli, dopo questo suo scatto, questo suo allungo si è placato la furia di Pavi degli Innocenti, mentre invece torna a farsi vedere il siciliano Buturo, eccolo qua, numero 4 di gara, Cristian Buturo del team Competition, corridore, abbiamo detto, vincitore di un poker di gare quest'anno e che l'anno prossimo vedremo in Toscana costantemente nella formazione cara al presidente Piero Pieri. Superato il cartello dei 2 km per Thomas Bernardi, 50
secondi da conservare nei confronti di Buturo e 1 minuto e 5 secondi nei confronti del gruppo. Questo è l'ultimo vantaggio, mentre ancora un tornante prima di raggiungere Viale I Ponti per il battistrada, che a questo punto merita davvero il successo. È stata una prestazione esemplare, una prestazione splendida quella di Thomas Bernardi. Ha iniziato il tentativo a 40 km dall'arrivo con Tarallo, è rimasto da solo ad una trentina di chilometri dalla conclusione ed ha proseguito lungo le strade della Valdera, lungo le strade verso Saline di Volterra, fino a portare il suo vantaggio a 2 minuti nei confronti del gruppo, e questo vantaggio lo ha difeso in maniera splendida anche in questo tratto in salita, seppur ha perso oltre 1 minuto rispetto agli inseguitori che fin troppo a lungo hanno atteso nel produrre la reazione quando il vantaggio era davvero consistente per il solitario battistrada, che ormai è vicino al triangolo rosso dell'ultimo chilometro e quindi ultime difficoltà prima di poter alzare le braccia al cielo ed ottenere il primo successo stagionale, a meno di un recupero miracoloso da parte del siciliano Buturo, che è vero sta viaggiando molto forte alle spalle, ci viene confermato anche dal servizio informazione, ma il distacco è sempre attorno ai 45 secondi e siamo ormai alle porte di Volterra, all'ingresso in questa splendida città, come sempre invasa da turisti, invasa da villeggianti, e questo è l'ingresso sul rettilineo d'arrivo da parte di Thomas Bernardi, 300 metri alla conclusione, anche la Polizia Municipale di Volterra in servizio in questa finale di corsa, ultimi 300 metri, si volta Thomas Bernardi, ma è davvero il momento di poter gioire perché arriva il primo successo stagionale dopo diversi piazzamenti, tra i quali 2 secondi posti, ed è l'atleta piemontese della Vigor Cycling Team che va a conquistare il successo su Viale I Ponti con questa sua splendida impresa, davvero una vittoria che in questo momento è immortalata anche dalle immagini, dalla telecamera fissa, e che ce lo mostra naturalmente nel momento in cui taglia il traguardo. Ora il siciliano Cristian Buturo a 25 secondi, bravissimo, autore di uno splendido finale, e bravo anche Gabriele Peluso della Vigor Cycling Team, 36 secondi il suo ritardo, a completare l'affermazione di squadra della formazione piemontese. E questo sprint per il quarto posto ed è il primo toscano, perché vediamo Gerolamo Manuele Micheli che lo ottiene a 1 minuto davanti a Pavi degli Innocenti, poi anche Ballerini, quindi Danilo Bartoli che è quindi campione provinciale pisano per quanto riguarda la categoria allievi, mentre dopo di lui anche degli esposti Pierini e Pisani. Questo è l'arrivo dei primi 10 di questa bella gara da Pisa a Volterra. Siamo con Thomas Bernardi, piemontese della Vigor Cycling Team, prima vittoria stagionale dopo una serie di ottimi piazzamenti. Sei partito quando mancavano ancora tanti chilometri alla conclusione, Thomas. Sì. Sapevo di stare bene perché arrivavo dal Tour de Lane con il Piemonte, dove ho fatto 3 piazzamenti nei 10 e le gare lì sono belle toste, con salite lì lunghe, e questo mi ha dato del ritmo sul lungo. Allora oggi ho provato e mi sono fatto insieme a un ragazzo del Pirata 5 km con lui, poi ho visto che faticava a darmi cambi e allora l'ho lasciato e mi sono fatto pezzo da solo regolare, e per questa vittoria ringrazio la mia squadra, la mia famiglia, il mio allenatore che mi ha preparato al meglio e la mia squadra che oggi sono stati veramente bravi e mi hanno dato una grossa mano.
No, ma se si pensa già alla prossima stagione, infatti siamo nella parte finale dell'annata, sarai juniores nel team Fratelli Giorgi, sì. Una formazione che non ha bisogno di presentazioni. Sì, devo ringraziare Leone Malaga che mi ha anche lui supportato incitandomi a dare sempre di più e sono fiero di andare in questa squadra che secondo me è una delle migliori in Italia e boh, speriamo di fare bene anche il prossimo anno aiutando la squadra e chissà anche riuscire a vincere qualcosa. Bocca al lupo. Grazie. Siamo con il secondo ed il terzo classificato con Buturo e Peluso. Parlavamo prima della partenza con Giuseppe Di Salvo che ti ha portato qui in Toscana per questa gara. Sei stato uno dei protagonisti, davvero hai compiuto un ottimo finale. È stata una gara molto dura ma si è decisa nell'ultima salita con molti scatti e poi sono riuscito ad andare via. Sei riuscito a guadagnare nei confronti di colui che ha vinto, che era in fuga da tanti chilometri? Sì, purtroppo aveva molto distacco e saliva molto forte. Ho dato tutto, ma non sono riuscito a prenderlo. Prima gara in Toscana, ma naturalmente ci saranno qualche altro impegni da qui alla fine della stagione, Buturo? Sì, soprattutto da juniores ci saranno molte più gare qui in Toscana. E quindi il tuo intendimento è quello di difendere i colori di una società toscana? Certo, assolutamente, sarà questo. Bene, grazie Buturo e complimenti anche a Peluso che ha completato il successo della formazione piemontese della Vigor con questo terzo posto, soddisfatto sicuramente? Sì, io sono riuscito a prendere la salita per fortuna perché all'inizio ho avuto un problema tecnico con il cambio che ce l'avevo scarico, ho fatto tutta la gara agile. Poi per fortuna, essendo abbastanza, me la cavo in salita e sono partito, visto che mi hanno lasciato, ho fatto la mia andatura. Il problema è che non riuscivo a cambiare, nei tratti un po' più duri era troppo pesante da spingere e mi ha recuperato il secondo. Però ho finita bene, dai. Siamo con Danilo Bartoli, dopo il terzo posto nel cronometro a Scandiano in Emilia, questo piazzamento che ti è valso il titolo di campione provinciale pisano. Certo, una grande soddisfazione, era una soddisfazione ancora più grande vincerla questa gara, però d'altra parte le gare non sono tutte le stesse, purtroppo sono arrivato settimo, puntavo anche nei primi cinque, però purtroppo è andata così e ho dato tutto, ho puntato su un corridore di stare attento, ovvero Giulio Pavi, e ha avuto la meglio su di me in pianura, in volata, però è andata così e va bene. Senti, questo piazzamento è la maglia di campione provinciale che poi Nicola Procido, il presidente, ti farà indossare, conferma comunque il tuo buon momento, la tua buona condizione. Sì, dai, adesso sto abbastanza bene, in confronto all'altro mese andavo molto, non molto no, ma un po' più piano sì, e comunque mi sono allenato bene in l'ultimo mese e i risultati sono visti. Siamo con Nicola Procino, il presidente del Comitato Provinciale di Pisa, presente assieme a Franco Fagnani e poi Gino Rosario Stefanucci, che era il direttore di corsa, ma fa parte anche della Coltano Grube, società organizzatrice di questa classica giunta alla 28ª edizione. Bartoli, campione provinciale pisano in questo periodo della stagione dove l'atleta della Coltano sta viaggiando bene. Sì, è verissimo, l'atleta da Coltano sta veramente viaggiando bene, si sta impegnando molto, i risultati stanno arrivando. Grazie anche a una società alle spalle che sta dando tanto a questi ragazzi, che li assiste sempre in ogni momento, sia in allenamento che in gara, e questo mi fa veramente piacere perché vuol dire che l'impegno, la dedizione sia da parte dell'atleta che della società portano sempre a dei risultati. Gino, soddisfatto dell'esito di questa 28ª edizione? 100 tondi tondi i partenti dei 114 iscritti? No, di questi periodi 100 partenti non sono pochi. È stata una bella edizione, ci sono dei ragazzi fuori regione che si sono messi in mostra attaccando anche da lontano. Quello che ha vinto ha fatto quasi 30 km da solo, ha preso un bel vantaggio e l'ha mantenuto qui sulla salita. Siamo contenti di questa manifestazione anche perché sempre ricordo è un memorial per Ettore e ci fa piacere quando ci sono tanti partecipanti e viene una bella manifestazione. Grazie naturalmente anche agli sponsor e poi alle autorità, sarete poi ospitati nel Palazzo Comunale in Piazza dei Priori qui a Volterra.
Sì, no, questo è un ringraziamento che anche va sempre fatto. Qui a Volterra ci supportano, ci mettono a disposizione la sala consigliare, facciamo la premiazione lì, ci sarà il sindaco presente, insomma siamo molto contenti. E poi chi ci ha dato una mano per fare questa corsa, che gli amici sono tanti, per organizzare le corse ci vuole persone, insomma ringraziamo tutti veramente. Grazie Gino. Nicola, prima mi diceva Franco Fagnani, prima della partenza ci sarà una gara juniores in questo finale della stagione che organizzerà la Mobilia di Ponsacco. un'altra sorpresa, sì, effettivamente è vero, quindi insomma siamo tutti sintonizzati e attenderemo con ansia anche questa manifestazione. Naturalmente la Mobiliari come sempre preparerà tutto alla perfezione, al meglio dei modi, e saremo lì a supportarli e a goderci quest'altra gara. Bene, grazie, grazie. Concludiamo dunque qui da Volterra per quanto riguarda l'ordine d'arrivo, il successo del piemontese Thomas Bernardi, prima vittoria stagionale della Vigor Cycling, secondo posto di Buturo con un ritardo di 25 secondi, terza posizione per Peluso a 36 secondi, quarta posizione per il toscano Micheli a un minuto, poi a seguire quinto Pavi degli Innocenti che aveva vinto nel 2022 questa corsa, sesto Ballerini, settimo Bartoli, campione provinciale pisano, ottavo degli esposti, nono Pierini e decimo Pisani. Ed è tutto da Viale I Ponti di Volterra, grazie per averci seguito, a tutti buon proseguimento di serata.